Se voi guardate per esempio la prossima foto, vedete una donna di indubbia assoluta bellezza, che però anche lei ha tratto giovamento da un piccolo arrotondamento degli zigomi. Vedete nella foto a sinistra come la mancanza di proiezione dello zigomo anche su una bella renda questa faccia un po' piatta, no? Mi sembra di capire dalle tue parole che la promuovi. Assolutamente. Promossa. E tra l'altro è anche una questione di lineamenti che poi porta ad avere anche un atteggiamento di dolcezza. Di immagine, se voi guardate nel cinema, tutte le dolci carine hanno lo zigomo rotondo, luminoso, mentre quelle che rappresentano personaggi duri, cattivi, hanno lo zigomo piatto, hanno lo zigomo duro. Cameron Diaz come ce l'ha? Cameron Diaz è proprio l'esempio di bello zigomone, carino, dolce. Ma è rifatto secondo no, te? No, quello è super naturale. Vabbè, allora la promuovo io Cameron Diaz, a prescindere la promuoviamo tutti. Promossa assolutamente. Però a proposito, per ricalcare un po' le tue parole, per prendere spunto, il ruolo della cattiva ha una determinata immagine, il ruolo della buona ne ha un'altra. Allora, chi sono per antonomasia la buona e la cattiva? E queste sono, infatti, sono enfatizzati nei disegni, no? Nella caricatura, nell'immagine, come possono essere i cartoon, no? Vedete la strega cattiva, ecco, e vedete come la strega ha lo zigomo appuntito, secco, e invece Biancaneve è tutta rotondeggiante. E è bella vedere la foto lì della regina Grimilde, perché ci fa vedere come è un discorso di luce quello dello zigomo. Infatti vi ricordate anche Marlene Dietrich, che per evidenziare lo zigomo aveva sempre la guancia truccata di scuro. Lo zigomo è luce, non dobbiamo avere uno zigomo ad albicocca, è sufficiente che lo zigomo diventi convesso. La convessità è sempre luminosa, la concavità ha sempre un'ombra, quindi è proprio un discorso di luce. Infatti, quindi non è solo questione di aumentare il volume. Il volume deve aumentare, ma in funzione della luce. Non è un volume, dobbiamo fare due albicocche come purtroppo qualcuno ha in giro. Ecco, è proprio semplicemente arrivare alla convessità. Poi magari in certi visi sta bene anche qualcosa in più, ma quello che fa la differenza è il discorso proprio della curvatura e della luce.